confine in Brasile tra ricchi e poveri. Pietro Ubaldi, medium ultrafanico, nato a Foligno nel 1886. Ben noto in Italia negli anni 30-40, Leno Uri vinse nel 1937 il concorso indetto dalla Società di Biopsichica di Milano. Pietro Ubaldi può essere considerato uno dei più alti esponenti di quel genio italiano che purtroppo solo in terra straniera trovano il giusto riconoscimento dei propri meriti e del proprio valore. Infatti, nel 1952 si trasferì in Brasile, dove si stabilì definitivamente e dove concluse la sua esistenza terrena. Nel 1972. L'argomento che sto per trattare, se oggi è di avanguardia, domani sarà di dominio scientifico e di interesse attuale anche per le grandi maggioranze che oggi appena incominciano a muoversi. Incominciano perché è innegabile un ritorno allo spirito. Ed esso non è solo ritorno di reazione al materialismo, non è solo una ripercussione di stanchezza di fronte ad un orientamento che si è dimostrato impotente a concludere con i suoi mezzi e metodi, ma è una ripresa in pieno affrontata come mai nella storia con le armi di una scienza agguerrita di esperienze, è una rivoluzione che sale tuonando dalla profondità dello spirito che vuole sapere e risolvere per guidarsi coscientemente nella vita. E questa parola spirito è uscita dalle chiese e dalle religioni, è uscita all'aperto nel gran mondo sociale e vibra nella politica, nelle istituzioni, nelle leggi, nelle fedi e nelle opere del mondo. Parallelamente il fenomeno ultrafanico si assottiglia e si potenzia. In questo periodo postbellico, che per quanto sia difficile il giudizio a chi è immerso nel proprio tempo, è indubbiamente grande nella storia per una febbre di creazioni universali, che, nonostante resistenza e lotte si accingono a gettare le basi di una nuova civiltà, in questo periodo nostro, l'ultrafania assurge a manifestazioni di forza spirituale, agente in collaborazione alle forze superiori che guidano il mondo nell'attuale sua laboriosa ascesa. Sembra che in questo generale sconvolgimento, che è sfaldamento e rifacimento di pensiero, anche le correnti di pensiero circostanti all'ambiente umano intervengano attive e fattive per guidare e illuminare. È naturale che uno spostamento di forze psichiche ecciti altri spostamenti, poiché nulla è isolato nell'universo. E i fenomeni delle forze psichiche rispondono alle stesse leggi di coordinazione e di equilibrio a cui rispondono anche le leggi della materia e delle forze inferiori. E la vita, che non si può mai spegnere, ciò sarebbe un assurdo logico e scientifico, è naturale che si commuova e si ridesti anche nelle sue forme immateriali, se percossa dall'eco delle vicende umane che in quella immaterialità si continuano e si completano.